facessimo un reportage qui in ufficio. Su cosa? Sull'aria. Inquinanti, in particolare si intendono tutte le sostanze che non sono naturalmente presenti in atmosfera, che sono emesse dalle attività dell'uomo. L'effetto serra è causato invece dalla CO2, prodotto che si genera dalle combustioni, dall'ossidazione delle sostanze fossili principalmente, e la cui concentrazione in atmosfera sta aumentando. Gli inquinanti più recenti, chiamiamoli così, sono le polveri fini, il PM10, che è anche l'inquinante più critico sul nostro territorio. Nonostante quello che tutti pensano, sono in costante miglioramento. Io ho 52 anni, quindi i primi dati di SO2, di biossido di zolfo, sono relativi ai miei primi anni di vita o alle mie elementari, e respiravo una concentrazione che è 1000 volte più alta rispetto a quella attuale. Penso di essere abbastanza vivo per miracolo. L'altro problema del PM10, del fatto che si generi in atmosfera, è che ha sorgenti molto, molto diffuse. Il PM10 si forma in atmosfera e si sposta, quindi è molto diffuso sul territorio. Degli studi recenti che ha condotto ARPA Piemonte hanno presentato questo dato che è molto interessante, cioè del PM10 che noi respiriamo nella città di Torino, quindi quello che entra nel nostro naso, circa il 60% viene prodotto all'esterno della città di Torino, quindi sono sorgenti che non sono torinesi, ma vengono dalla prima, seconda e terza cintura, ma anche dalla Lombardia, per essere un pochino più ampi come discorso, e arrivano e vengono respirati su nella città di Torino. Quindi bisogna prendere misure su molte sorgenti e su una grande porzione di territorio, ed è questo uno degli aspetti più critici che rende difficile o più difficile ridurre le concentrazioni di questo inquinante, che è sul nostro territorio sinceramente quello più critico, che ha concentrazioni più elevate, per il quale siamo più distanti da raggiungere il valore limite, e che ha anche degli effetti sulla salute particolarmente significativi. Quindi diciamo che se dovessimo trovare un nemico pubblico numero uno, le polveri, il particolato atmosferico, è l'inquinante su cui dobbiamo principalmente concentrare i nostri sforzi. E siccome dobbiamo agire a scala più ampia, che cosa fa la città metropolitana di Torino? Allora, la città metropolitana ha diverse competenze nell'ambito della qualità dell'aria, alcune più, diciamo, trasversali e altre più settoriali. Per quelle trasversali noi sostanzialmente siamo chiamati ad applicare il piano regionale per la qualità dell'aria, quindi abbiamo un ruolo di coordinamento nei confronti dei comuni che molto spesso devono prendere delle misure. Quindi questo come, diciamo, ruolo orizzontale. Poi abbiamo competenze specifiche. Forse le più importanti sono legate alle emissioni industriali, cioè tutte le attività industriali che hanno un'emissione in atmosfera devono essere autorizzate, quindi i colleghi che si occupano di questo tema autorizzano e diciamo concordano o impongono alle aziende l'utilizzo delle migliori tecnologie che consentono di produrre i loro beni in modo più efficiente e con meno emissioni. Quindi l'altra competenza è legata al controllo degli impianti termici. Le nostre caldaie domestiche devono essere verificate e devono avere determinate caratteristiche. Ora, il coordinamento dei controlli che si fa sulla città metropolitana è appunto di competenza di questo ente, che insomma verifica la corretta applicazione delle norme. Sono due aspetti specifici ma molto, molto importanti, perché nel corso degli ultimi anni le emissioni del riscaldamento e dell'industria sono diminuite in modo significativo. Però anche noi singoli cittadini abbiamo delle responsabilità
cosa ci consigli di fare per poter migliorare la qualità dell'aria, insomma? Sì, alla fine i cittadini hanno delle grosse responsabilità, e la prima responsabilità era anche quella di tutelare la propria salute, quindi certo. Il fatto di usare dei comportamenti sostenibili, ambientalmente sostenibili, è sempre consigliato. Il consiglio principe è quello di fare più attenzione nei nostri consumi, quindi di consumare di meno. Tutto ciò che consumiamo viene prodotto e per essere prodotto genera emissioni, e quindi se noi consumiamo in modo più consapevole sicuramente abbiamo un impatto sulla qualità dell'aria, ma anche su altri altre componenti minore. Poi fare attenzione nella nostra vita quotidiana quando dobbiamo andare a sostituire magari la caldaia di casa o la macchina, cercare di informarsi su quali sono le tecnologie migliori e magari, se possibile, naturalmente non tutti hanno le possibilità, ma per chi ha la possibilità, scegliere anche in funzione degli impatti ambientali degli oggetti che compriamo. Quindi, diciamo sostanzialmente informarsi e fare un po' attenzione nelle nostre scelte, quello potrebbe essere una cosa di grande aiuto. Vi dico l'ultima cosa, visto che siamo qui al 15° piano, vi faccio una domanda io. Sapete perché l'inverno è più soggetto a fenomeni di inquinamento atmosferico dell'estate? No. La risposta classica è il riscaldamento, però. Esatto. Sicuramente sì, il riscaldamento c'è d'inverno, ma non d'estate. Quello che fa un'enorme differenza tra l'inverno e l'estate è la condizione dell'atmosfera. D'inverno c'è questo fenomeno che si chiama inversione termica. Normalmente in atmosfera l'aria che sta sui bassi strati è più calda di quella che sta sopra, quindi tende a salire, e gli inquinanti che sono emessi a livello stradale o sui camini vengono dispersi nell'atmosfera. D'inverno, soprattutto in pianura padana o nelle zone continentali, c'è questo fenomeno di inversione termica, ovvero l'aria che ci sta sopra è più calda di quella che sta sotto, e quindi l'aria che sta sotto rimane confinata. È come se noi mettessimo un coperchio a questa altezza. Quindi tutti gli inquinanti che vengono emessi dal tessuto urbano non si disperdono in atmosfera, ma rimangono confinati nei primi 50-100 metri. Ora, questa è una condizione tipica che genera i fenomeni di inquinamento atmosferico. Purtroppo in pianura padana e a Torino è una situazione molto frequente, su cui di fatto non ci possiamo fare grandi cose, perché insomma stiamo parlando con sistemi molto più grandi di noi, ma quello che possiamo fare è continuare in questo processo di riduzione delle emissioni fino a quando, nonostante questi fenomeni di inversione termica e di criticità atmosferica, noi riusciremo a garantire il rispetto dei valori limite anche sul nostro territorio. Grazie mille, allora, è stato super interessante. Grazie a voi di avermi chiamato, e sono contento che insomma non vi siate troppo annoiati. E insomma sono contento del fatto che vogliate informarvi anche su questi temi, e buon proseguimento di servizio buon civile. Lavoro a te. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao.